scacco matto al narcisista. Diciamo che, allora, intanto saluto anche Paradox. Chi è l'empatico? L'empatico è una persona che è in grado di provare le emozioni, no? Le persone super empatiche, diciamo così, hanno un po' la caratteristica, le persone molto empatiche hanno la caratteristica di sviluppare quella che viene chiamata sindrome da croce rossina, cioè si aggancia a persone problematiche, e il narcisista spesso è una persona molto problematica. Salutiamo anche Paradox, ho già detto anche Roxy Rosa. Il narcisista aggancia, diciamo, soprattutto nella versione covert, ma anche nella versione overt, perché la versione overt del narcisista aggancia la sfera logica del super empatico, perché la persona super empatica o la persona molto empatica ha, come tutte le persone, diciamo, ha una logica e delle emozioni. E da un punto di vista logico, le persone empatiche che entrano in empatia, comunque riescono a riconoscere le emozioni degli altri, si coinvolgono quando incontrano persone che gli fanno vivere una favola, fondamentalmente, perché questa è una regola base dell'universo, è una regola, potremmo dire, universale, che se è vero il verso, è vero anche il suo contrario. Quindi, cosa vuol dire questo? Che l'empatico, da un lato, è agganciato, dal lato logico-razionale, è agganciato dalle persone che gli fanno vivere una favola, come può farlo il narcisista overt, il narcisista istrionico. Presente che quando ho incontrato un narcisista istrionico, credete di aver incontrato, come dire, il principe azzurro. Infatti molte malgascione fanno il verso della ragosta felice, no? Quella che sguazza nei mari, diciamo, puliti, no? La ragosta felice. E poi dopo fanno il verso della ragosta bollita. Ora, il verso della ragosta felice, non so com'è, potrebbe essere gni 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 gni, e quello della ragosta bollita, gni. Allora, perché i versi della ragosta? Perché quando il narcisista istrionico, parliamo adesso, perché ci sono due modalità diverse di approccio tra il narcisista istrionico e il narcisista covert, se vogliamo. Il narcisista istrionico inizialmente aggancia l'empatico e gli fa credere, no, di essere veramente l'empatico, di essere una ragosta che sta nei mari puliti, i mari dei Caraibi, non so, delle Maldive, perché l'istrionico ti fa vivere una favola, fondamentalmente. E facendoti vivere una favola, come dire, la malgasciona fa il verso della ragosta felice, no? La ragosta felice fa gne 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 gne, e quindi è contenta. Perché, insomma, sono ricchi premi e cotillon. Oh, abbiamo anche Cristian La Sorsa, sono ricchi premi e cotillon, sono, come dire, caviale champagne, serate a lume di candela, no? Per cui la malgasciona, se vive una favola, la malgasciona empatica, o il malgascione, perché mutatis mutandis, si vive una favola ed è contento, è felice, no? È ovvio che poi dopo avviene l'inverso, ma paradossalmente seduce anche l'inverso, perché la persona empatica, insomma, anche all'inverso, quando il narcisista, in questo caso istrionico, ti farà vivere il ghosting, ti farà vivere la sparizione, ti farà vivere la denigrazione, perché purtroppo, per fortuna, come dire, le caratteristiche sono stereotipate, no? Ti farà vivere la squalifica. Oh, salutiamo anche Betty Cottage Arte. E allora, cosa succede? Succede che inizierà a entrare in stato di sofferenza, però passerà da un lato all'altro. Prima godeva nel vivere una favola, ora la parte emotiva soffre, la parte logica soffre, ma la parte emotiva vuol far vivere una favola. Quindi quello che prima viveva, adesso lo vuol far vivere. E come dire, l'istrionico, che prima era
il Salvatore diventa il carnefice, perché c'è, tenete presente sempre il triangolo drammatico di Cartman, che è fatto da... diamo benvenuta Kate Ryan, benvenuta, ricordo, a parte Kate Ryan, chi volesse entrare in chat come Kate Ryan, basta che sia buona come Kate Ryan, ma anche se è una cessa, va bene lo stesso, basta che si abbona, Kate Ryan è pure buona, però diciamo potrebbe essere anche una cessa, ma va bene lo stesso. E salutiamo Kate Ryan. Allora, quindi il concetto di fondo poi alla fine diventa questo, no? Che prima l'empatico vive una favola e poi vuol far vivere una favola. Quando vuol far vivere una favola si aggancia proprio perché l'istrionico tende a diventare problematico, tende a somministrare forti tensioni emotive, tende a denigrare, squalificare, comprimere la rabbia, insomma genera proprio delle situazioni estremamente negative. E allora salutiamo anche Starlight. E allora cosa succede? Succede che dal verso della ragosta felice, gne 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 gne, passa a fare il verso della ragosta bollita, gne gne, la ragosta bollita che viene buttata nell'acqua bollente, appunto. Ma comunque, verso in verso, si compensa la vicenda e resta sempre incastrata, diciamo, la malgasciona nelle grinfie dell'istrionico. Questo è per quanto riguarda il diciamo come il narcisista istrionico aggancia in tutte le sue fasi la persona empatica, ma la persona empatica viene agganciata anche diversamente dal narcisista covert, che è quello che invece si presenta subito come problematico e diciamo ti succhia poi il sangue piano piano, no? Perché la malgasciona qua, soprattutto le malgasciona con forte conflitto materno, che vanno alla ricerca di salvare il mondo, entrano nel perimetro, diciamo così, del narcisista, entrano nell'area, all'interno dell'area del narcisista, con delle caratteristiche, diciamo, che sono quelle di sindrome da croce rossina, no? Perché quindi si agganciano a questo narcisista covert che si presenta come problematico, che poi però di fatto ti succhia energia, ti succhia tempo, ti porta via, diventa un vampiro energetico, no? E tu resti lì invischiata in queste situazioni in cui diciamo non ne riesci più a venire fuori, perché il narcisista covert è come una sabbia mobile che ti tira sempre di più verso il basso. Ora, come dare scacco matto a questo narcisista, overt o covert? Perché poi, ovviamente, le relazioni possono essere sentimentali effettive. Allora, intanto c'è da tenere presente alcuni fatti fondamentali. Ci sono due situazioni. O questa persona narcisista, diciamo, è una persona con quale ci hai fatto due figli, hai una relazione molto stretta, e allora devi seguire le strategie che portano allo scacco matto. Però se non è questa persona qua, se non è una persona con la quale ci hai fatto due figli, con la quale c'è il mutuo assieme, insomma con la quale c'hai cazzi e mazzi per cui è difficile riuscire a sganciarti, a parte che ti puoi sganciare comunque, teniamo presente che tu puoi lasciare una persona anche se hai 10 figli, non importa, anche se sono piccoli, anche se sono appena nati, perché, cioè, eppure lì è non volerlo fare, no, fondamentalmente. Ma al di là di questo, oggettivamente ci possono essere persone, situazioni in cui è più difficile chiudere drasticamente un rapporto. Salutiamo anche Laura Zucca o Zecca. Zucca. Ecco, quindi questo è da capire, no? Se invece non hai relazioni grandi, diciamo, come dire, con impegno, diciamo,
con impegno reciproco, oppure un familiare. Ma tieni presente che un familiare, può essere anche covert, può essere anche chi vuole, ma dipende chi è. Se tuo padre o tua madre è un discorso, se, tuo fratello è ancora un altro discorso, te lo puoi togliere dai coglioni più facilmente. Se è, un cugino, che ne so, un coso, levato dai coglioni all'istante. Ma teniamo presente questo, che si può chiudere con chiunque, anche se c'hai 10 figli o 25 figli. Ma se non avessi figli, se non avessi situazioni particolarmente, come dire, vincolanti, e tu non chiudi, sei una cretina, sei una stupida. Purtroppo sei stupida, perché entri in un meccanismo aberrante del quale pensi che sei una persona. Diciamo, ha un problema, tu devi risolverlo. Se una persona ha un problema, sono cazzi suoi fondamentalmente. Quindi non devi farti sensi di colpa, poverino, poverina. Oppure sono cazzi suoi. Oppure se una persona, quando ti rendi conto che hai a che fare con un narcisista che metti in atto tutte queste strategie comunicative, quindi che capito che è un narcisista, sono cazzi suoi. Deve arrangiarsi da solo, a te non te ne deve fottere niente, non ci deve essere nessun senso di colpa, levatelo dai coglioni, punto e basta, e non cadere nella trappola della morca nulla amata mal perdona, no? Perché questa è la grande trappola che ti fa stare in situazioni di merda, la morca nulla amata mal perdona, sperare che col tuo amore l'altra persona cambi e che ti riami. Questa è la più grande puttanata, in senso assoluto relazionale, no? Non serve amare per essere amati, anzi, paradossalmente, puoi essere amato da chi non ami e puoi non essere amato da chi ami. E invece, cioè, un po', vabbè, perché non credo perché l'avete sentito da Dante Alighieri, perché siete ignoranti e non l'avete neanche sentito, no? Nel quinto dell'inferno, fa dire a Paolo e Francesca: Amorca nulla amata, mar perdona. Ma in realtà non è così. In realtà non è così. Tu puoi amare chi vuoi e ricevere in cambio niente. Quindi tieni presente questo, no? Che nel momento in cui capisci che hai a che fare con un narcisista, la prima cosa che devi fare è mettere in atto, diciamo, mettere... lo sto dicendo adesso, alcune persone sono sensibile al narcisista perché sono persone empatiche, ce l'ho appena finito di dire adesso. Certo che le persone empatiche hanno anche tutto sommato una bassa autostima. L'empatia è positiva, ma se viene vissuta agli eccessi diventa negativa, perché non vuol dire che non metti più in atto meccanismi di difesa, soprattutto meccanismi di salvaguardia della propria dignità. Perché nel momento in cui metti in atto meccanismi di salvaguardia della tua dignità, intanto, ad esempio, non ti fai, come possiamo dire, non ti fai soggiogare, cerchi di essere sempre indipendente. Purtroppo talvolta ci sono delle malgacozze che purtroppo sono dipendenti, tendono ad essere dipendenti sotto tutti i punti di vista, no? Per cui nel momento in cui sono dipendenti affettivamente, finanziariamente, emotivamente, diventano, come dire, dipendenti, come dice giustamente Wim Dreams, anche proprio dall'empatia stessa, perché l'empatia è voglio stare con quella persona perché penso di essere indispensabile per quella persona. Invece non è così. Il narcisista covert, quello che, come dire, piange problemi, che se li risolve lui i suoi problemi. Dovete pensare che ognuno deve risolversi i problemi per i cazzi suoi. Quindi questo vale come principio. Quindi non siamo al mutuo soccorso nelle relazioni sentimentali affettive. Cioè, ci sono donne, ad esempio, ancora oggi che, non lo so, anelano ad avere una relazione perché, che ne so, magari vogliono fare un salto di qualità nel loro tenore sociale, nel loro tenore di vita. E invece non funziona così, non funziona assolutamente così. Se vogliono fare un salto quantico, devono imparare ad acquisire la propria
indipendenza sotto tutti i punti di vista, anche affettiva. Il che non vuol dire diventare cinici, ma vuol dire diventare persone autosufficienti da un punto di vista emozionale. Ora, quindi, come fare? Nel momento in cui ti rendi conto che hai a che fare con un narcisista, il primo modo per dargli scalcomatto è quello di replicare il suo comportamento. Quindi, ricapitolando, se ti rendi conto che hai a che fare con un narcisista e non c'è una situazione, diciamo, oggettiva, perché che oggettivo intendo, c'hai due figli assieme, c'hai, che ne so, delle situazioni in cui non ti puoi slegare immediatamente per questioni legali, fondamentalmente, devi mettere in atto il comportamento che il narcisista fa nei tuoi confronti, che tra l'altro è anche la mia vendetta. Cosa fare? Ghosting. Sembra un, come si chiama quel, il gospel, cos'è? I canti, diciamo, religiosi, no? I gospel, cosa? Invece no gospel, ma ghosting, sparisci, come direbbe Starlight, che non so se parla tanto bene in inglese, ma comunque sembra... quindi intanto ricordo che chi vuole scrivere nella chat deve abbonati al canale, anche se sei un cesso, basta che ti abboni al canale e puoi entrare in chat. Sì, gospel, invece che gospel fai ghosting, cioè sparisci. E questo è il concetto di fondo, è la base fondamentale, no? E devi sparire senza dare giustificazioni, e blocchi dappertutto. Ecco, questo è divertente, no? Perché il narcisista lo spiazzi, fate come Miriam Mi, che è una cessa ma si è abbonata. Miriam Mi, che è una cessa, ma da cessa si è abbonata. Allora, quindi questo è un fattore fondamentale, no? Fai ghosting e sparisci. Sparisci senza dare spiegazioni, ma e poi blocca immediatamente su tutti i social, blocca su Facebook, su Instagram, su che cazzi e mazzi dei social che hai, e in modo tale che il narcisista ci resti di merda. Perché il narcisista, quando è che ci resta di merda? Quando non ha più la situazione sotto controllo, va in pappa, il suo cervello va totalmente in pappa. Tra l'altro, un'altra cosa per mandare in pappa il narcisista è quello di dargli indifferenza. Ecco, il narcisista, quando gli dà indifferenza, inizia a rodersi. Dare indifferenza, cosa vuol dire? Dare indifferenza vuol dire non dargli assolutamente più, non interagire più, non interagire fregandotene di quello che fa assolutamente il narcisista. Questo è un altro modo per dare uno scacco matto, lo scacco del barbiere. Uno scacco del barbiere è uno scacco matto, diciamo, che si dà in alcuni casi con pochissime mosse, 4-5 mosse del subito scacco matto. Ovviamente bisogna che l'avversario faccia alcune mosse particolari, ed è un classico, non lo scacco del barbiere. Ma per fare questo, diciamo, è necessario, vorrei capire la mia psicologia, sono borderline? No, tu non sei borderline, Noemi Puglia, sei proprio dall'altra parte, sei proprio dall'altra parte. Sei proprio dall'altra parte, Noemi Puglia. Magari fosse borderline, tu oramai hai attraversato il fiume, sei al di là del fiume, completamente al di là del fiume, Noemi. Ma qua, magari borderline, fossi borderline, oramai sei oltre, sei al di là. Il fiume l'ha attraversato tutto, la linea di confine ha attraversato. Quindi, due cose patisce il narcisista: il ghosting, e questo ti suggerisco di farlo se, vuoi ferirlo, vuoi colpirlo, no? Perché il ghosting proprio lo manda in palla, gli manda il cervello in pappa. Ma anche un'altra cosa che gli manda il cervello in pappa, e è uno scacco matto tipo lo scacco del barbiere, è l'indifferenza. Cioè, ma devi sviluppare veramente questa indifferenza. Io ti guardo per dire, no? Ma è come se vedessi
un nulla, è come se vedesse un qualcosa di trasparente. D'altra parte, il narcisista è un nulla. Hai praticamente, come dire, gli hai praticamente dato una pugnalata al cuore al narcisista nel momento in cui gli dai indifferenza. Non gli rispondi ai messaggi, se rompi i coglioni lo blocchi, non lo prendi in considerazione, come se non esistesse. Cioè, per te questa persona deve essere morta, e puoi farlo anche se ci vivi assieme, cioè con il silenzio stampa, vivo assieme ma non ti parlo, oppure ti parlo. Ecco, un'altra cosa che manda in pappa il narcisista, ed è un altro scacco matto, è anziché stare lì a, come dire, a discutere con il narcisista, questo lo manda in tilt quando non ha niente sotto controllo, gli dici una frase del tipo: ah, bene, mi piace quello che mi dici, valuterò attentamente, prenderò, certo farò, adesso valuto, poi non lo fai, e poi dopo gli fai il gaslighting, cioè gli dici: ma io ti avevo detto che non avrei fatto questa cosa, cioè ti avrei detto che non avrei fatto questa cosa, ma non è che in questo periodo sei un po' esaurita, sei un po' depresso. Ecco, usate questa parola, depresso, perché il narcisista è un depresso, diciamo così, e tutti i narcisisti hanno una forma di depressione che viene in qualche modo sublimata attraverso il narcisismo, quindi di loro patiscono molto, come dire, portare alla a galla questo loro stato depressivo, e quindi tu devi farglielo venire fuori, no? Dirgli: ma non è che io non ti ho mai detto che avevi fatto quello, anzi ti ho detto esattamente il contrario, ma secondo me non hai capito, ma non è che sei un po' depresso in questo periodo, sei un po' depressa. Ecco, questo è il non plus ultra per ferire il narcisista, per colpire il narcisista, perché gli vai a resuscitare, diciamo, un turbamento che vive dentro. Tra l'altro, depressione e schizofrenia sono le cose che patiscono i narcisisti, perché fanno parte della loro struttura, no? Quindi, quando lui ti dice: no, ma io l'ho detto, e tu puoi dirgli: ma scusa, ma non è che sei schizofrenico? Mi sembri un po' schizofrenica che hai questa cosa qua, non è che diciamo, devi prendere un po' di litio, sei bipolare, non lo so. Vai a fare una visita da uno psichiatra, no? Suggerisci di andare a fare una visita da uno psichiatra. Questo il narcisista lo manda in palla, perché, come dire, nella sua parte più profonda c'è la percezione che ha qualcosa che non va, soprattutto legata alla depressione e alla sindrome paranoica, perché comunque i narcisisti sono cassamaroni, no? Sono fortemente eterattributivi, pensano che il mondo ce l'abbia con loro, no? Questo è quello che è, questo però è mio. E infatti l'ho detto prima, Befana, salutiamo anche Wormore, che è la nostra Befana. Infatti col narcisista bisogna proprio utilizzare la sua tattica, perché è quello che lui non si aspetta, no? Però è ovvio che per prima cosa devi renderti conto che hai a che fare con un narcisista, ma è come dire, se hai seguito tutti i miei video, se seguirai i miei video, tra l'altro iscriviti al canale Margashone, è gratuito, poi se vuoi fare un... Ah, tra l'altro, sotto ogni video, adesso non so se neanche live, ma penso di sì, c'è un cuoricino, quindi clicca sul cuoricino e fai una donazione anche di un caffè al canale Margashone, che è Rampana. Quando trovi un video che ti piace, offri un caffè, no? Cazzo ti costa, Margashone, barbona che non sei altro, offri un caffè e non rompere i coglioni. Sì, infatti va fatto anche ghosting, ho detto ghosting perché va fatto anche ghosting. Il ghosting va fatto subito, quando hai a che fare con un narcisista col quale non ci hai fatto due figli. E ghosting deve sparire totalmente. Mentre invece, quando hai a che fare con un narcisista col quale c'è un legame forte, ripeto, perché sei stata una cogliona tu a farci due figli, perché io dico: come cazzo si fa a fare dei figli con un narcisista? Cioè, o sei narcisista pure tu e allora similia similibus, oppure non diciamo va bene, non mi Puglia, barbona, offri il caffè, barbona. Ecco, quindi la cosa importante è questa, no? Nel momento in cui tu
vai a, a colpire, no? Ecco, tenere presente che appunto i punti deboli per il narcisista sono la depressione e la schizofrenia, perché sono due caratteristiche che teme tantissimo, no? Perché, come dire, sono le cose che sviluppa maggiormente, fondamentalmente, no? Quindi questo è un punto fondamentale. Quindi puoi, diciamo, come possiamo dirgli, puoi andare a tirare fuori questi turbamenti che vive, di cui probabilmente non è completamente consapevole a livello logico, ma la parte emotiva lo sa benissimo, e che sono poi quei meccanismi che hanno innescato anche il processo di sviluppo del narcisismo stesso. Quindi, ecco, mettendo in atto subito queste cose, gli dai subito scaricomatto. E l'indifferenza. L'indifferenza vuol dire sono indifferente a te, non mi interessa che vivi, che muori, che stai bene, che stai male, per me è tutto uguale, per me tu sei uguale a tutti gli altri, cioè soffro come soffro per tutti gli esseri senzienti, ho la stessa sofferenza per il tuo dolore come posso avere la sofferenza per uno scarafaggio che viene schiacciato da un'auto di passaggio, cioè anche lo scarafaggio che viene schiacciato da un'auto di passaggio, questo è il concetto fondamentale, e questo è quello che devi tenere presente, no? Fondamentalmente, il concetto di fondo è quello. Tra l'altro, nel momento in cui tu fai questo, gli lanci anche un messaggio profondo, per cui tra virgolette, potresti anche fargli di fatto un favore, no? Perché sarebbe l'unica possibilità che ha il narcisista di prendere in considerazione, diciamo, come dire, il fatto di effettuare magari un cambiamento, fare una terapia da qualche psichiatra, perché ovviamente il narcisista si tira fuori soltanto se va da uno psichiatra che, come dire, che in qualche modo. Oh, un saluto anche agli anadami. Soltanto uno psichiatra può tirarlo fuori dal suo delirio, diciamo così, no? Ecco, quindi che questo è il concetto, no? È uno psichiatrico di fatto, no? Però a me che cazzo me ne frega che lui sia uno psichiatrico? Nella relazione io devo togliermi dei coglioni, perché non è che io, come dire, devo essere, se quella dei problemi devo farmene carico io, che cazzo me ne frega? Già c'ho i miei e mi devo risolvere i miei, no? Quindi questo è un concetto anche basilare, non puoi agganciarti a persone problematiche, come quelli che si agganciano a persone tossiche, persone diciamo che sono per dire dipendenti da alcol, eccetera. Ma io lo amo, quello non è amore, è il fatto che viene amplificato un tuo turbamento, no? Sta sindrome della crocerossina della minchia. Perché, diciamoci la verità, ma chi te lo farebbe fare altrimenti di agganciarti a una persona con tanti problemi? Già, come dire, la vita di coppia dovrebbe essere eventualmente un modo per alleviare problemi, non per crearne altri, se no è come dire, è il concetto di matrimonio, no? Il matrimonio è una relazione che ti permette di risolvere in due dei problemi. Peccato che però continua problemi che non avresti mai avuto se non ti fossi sposato. Quindi questo è l'altro concetto di fondo, no? Oh, un saluto a Cristina B. Perché certo, dice, in due si risolvono dei problemi. Certo che puoi risolvere dei problemi, ma probabilmente però sono problemi che non avresti mai avuto se non ti fossi sposato. Quindi a me che cazzo mi frega di risolvere problemi che io non avrei mai avuto se non mi fossi relazionato con il narcisista, ad esempio. Quindi ognuno se li smazzerà i suoi. Io non pretendo che qualcuno smazzi i miei, me li smazzo da solo, ma non vado a smazzare problematiche altrui. Ognuno si fa i suoi, fondamentalmente, come dire, no? Quindi partite da questa filosofia e già vi togliete dai coglioni tutti i narcisisti, però non dovete neanche pensare di trovare il principe azzurro, perché il principe azzurro è questa l'altra fregatura, no? Che va ad agganciare. Vabbè, allora i colleghi narcisisti, te l'ho detto cosa devi fare, Cristina. Devi fare, non puoi fare il no contact, fai il silenzio stampa. Ti tratto come tratterei un elettrodomestico in modo funzionale. Cioè, ecco, quando avete a che fare con dei colleghi narcisisti, bene, ecco un'altra cosa. Ecco, questo vi do una chicca perché sono buono stasera, anche se non siete abbonati.
vecchie carampane malgascione che non siete altro, abbonatevi. Ci sono 78 sanguisughe che non si abbonano. Abbonatevi, cacciate quest'euro malgascione, entrate in chat, su, facciamo crescere il canale, che siete anche voi sanguisughe, succhiate tutto, tutto che cosa non sappiamo, succhiate senza fare abbonamenti e smettete, almeno succhiate abbonandovi, no? Cacciate un euro, carampane, malgascione, sono tanta malgascione, barbone, che non si vogliono abbonare, la malgascione barbona, che poi quello che mi fa ridere è che ci sono le barbone che non si abbonano, poi dicono, ah no, ma una consulenza 100 euro costa cara, poi vanno a farsi le unghie del tigre del dente a sciabola, che gli fanno pagare 150 euro per le unghie con tigre del dente a sciabola, e poi vanno a piangere miseria, e vanno a mangiare, che ne so, vanno a mangiare la Caritas. Questo è, ci sono persone che vanno a mangiare la Caritas perché dicono che non avere i soldi per comprarsi il cibo, però poi guardi, c'hanno le unghie dai denti a sciabola, c'hanno le unghie dei denti a sciabola e... Ma 100 euro con tempo, sì, il tempo è mezz'ora, nell'abbonamento Master Consulting c'è mezz'ora di consulenza, più ci sono tutte le altre cose, no? I video, gli altri affari, no? Quindi, però più c'è anche una consulenza di mezz'ora. E mezz'ora io ti risolvo tutti i problemi, anzi risolverei anche la guerra d'Ucraina in mezz'ora, quindi peccato che non mi convocano per far risolvere la guerra d'Ucraina in mezz'ora. Ma comunque andiamo avanti. Quindi tornando al discorso, ma sì, ma mezz'ora ti risolvo la vita, vecchia carampana, befana, rincitrullita di una Noemi Puglia. Comunque, andiamo avanti. Torniamo al discorso, quindi tanto qua invece è un euro, quindi siete carampane, befane. Tornando al discorso di fondo, è che cos'è che dovete fare per colpire il narcisista, che poi mi passa anche di mente. Allora, una volta che avete a che fare con un narcisista e avete capito di avere a che fare con un narcisista, se volete mandarli in tilt, tipo un collega sul lavoro, dovete sfruttare la sua paranoia. Sfruttate la sua paranoia. Parchimetro cimitero, tu sei anziano. Sfruttate la sua paranoia. In ufficio ditegli, in ufficio, con i colleghi d'ufficio, ditegli, ah, sai che ho sentito delle voci su di te, hanno detto che vogliono fregarti il posto, porca miseria, e poi scappate via, ma un giorno ne parliamo, ma sai che mi sono giunte delle voci che ti vogliono fare le scarpe, mi sono giunte, ecco, seminategli zizzagne, il narcisista va in tilt, gli va il cervello in pappa, altro che scalcomatto, perché... Il narcisista ha la sindrome paranoide, no? Paranoica, crede che tutti ce l'abbiano con lui. Quindi andate a spingere sul fatto che avete sentito che qualcuno ce l'ha con lui. Andate a forgiare, no? a soffiare sul fuoco, come dire, delle zizzagne. Seminate zizzagne nella casa del narcisista. E come fate? Parlate di corda in casa dell'impiccato. Questa è la cosa fondamentale. Parlate sempre di corda in casa del narcisista che crede di essere impiccato. Dategli del depresso, dategli di uno che non ragiona, dategli del paranoico. Andate a stuzzicare, andate a stimolare, diciamo, sfruttate le sue paranoie per metterlo fuori combattimento. Sfruttate, perché il narcisista ha problemi da tutte le parti. È come dire, è come una barca che fa acqua da tutte le parti. Voi non dovete mettere i tappi a sta barca, dovete togliere i tappi. Quindi una barca bucata, toglieteli, sì, ditegli che sta rubando un progetto, ditegli che avete sentito voi, ditegli che l'azienda lo sta per licenziare, lo sta per trasferire, che ne so, a Pizzo Calabro, a spalare cipolle, non so, a fare il catramista a Pizzo Calabro sulla Salerno-Reggio Calabria, cioè
ho sentito che ti vogliono trasferire a fare il catramista sulla Salerno-Reggio Calabria in pieno agosto. Avete presente il catramista in pieno agosto? Beh, se è narcisista il capo va bene uguale, no? Se è narcisista il capo. Gli metti dei messaggi subliminali. Mica sarà il capo assoluto, no? O comunque, anche se fosse il capo in una multinazionale, ci avrà sempre un capo. E se l'azienda fosse la sua, avrà sempre dei concorrenti, avrà sempre degli avversari, no? Quindi seminare zizzagne. Ma no, basta seminare zizzagne, in modo indiretto. Cioè, ho sentito delle voci che la concorrenza è agguerrita, che ti vogliono soffiare il posto, insomma, a seconda della situazione, no? Non è che puoi dirgli di andare al narcisista che magari il amministratore delegato di riguardo che ti manderanno a Pizzo Calabro a fare il catramista nel mese di agosto, per dire, no? Però è un esempio, no? Vecchie carampane, malgascione, barbone, che non siete altro, andate alla Caritas e risparmiate sul pranzo e abbonatevi, malgascione, carampane. Comunque, detto questo, quello è quello che dovete fare, no? Quindi il narcisista va trattato in questo modo, no? Quindi andando a stuzzicare, andando a stimolare, andando a seminare zizzagna, a stimolare ad amplificare la sua sindrome paranoide, ad amplificare il fatto che il narcisista è un depresso. Quindi, ma ti vedo un po' depresso oggi, ma come mai sta depressione? Ma esatto, non mangiate, o andate a mangiare la Caritas, che si mangia gratis e si mangia meglio di quello mangiato a casa vostra, i topi morti, grande, grande Noemi Puglia, grande Noemi Puglia, abbonatevi al canale, poi andate a mangiare la Caritas, barbone, che non siete altro, malgascione. Comunque, comunque questo è interessante, no? Questo è interessante. Un cosa rettiliano istintivo? Beh, sì, certo, ma non è vero. Alla parte il cervello rettiliano si sbaglia come? E piglia lucciole per lanterne. Il cervello rettiliano è il cervello istintivo. Si sbaglia sempre, non è che non si sbaglia mai. È molto facile che si sbagli. Infatti, pensate, i rettili li fregate come volete, no? Un rettile, come dire, non è che è tanto intelligente. Attacca, ma attacca la cieca. Un rettile, che ne so, lo fate entrare in una trappola e non esce più, per dire, no? Pigliate un rettile, non è che sono tanto intelligenti i rettili, certo, ovviamente si mangiano i topi, però sono fondamentalmente stupidi, no? Il cervello rettiliano è istinto, no? Istinto di sopravvivenza, però se non viene gestito, infatti, come dire, quando avvengono ad esempio suicidi di massa, no? Che le persone, vi ricordate, no? Ad esempio quel famoso suicidio di massa che c'era stato, adesso non mi ricordo in che anno fosse, parecchi anni fa, nel 90, forse nell'80, non mi ricordo, c'era una setta dove, non mi ricordo in quale paese del mondo, comunque c'è stato questo suicidio di massa per cui si erano suicidate tantissime persone. Beh, certo, la parte razionale è molto lenta, beh, è ovvio, no? L'istinto va usato nel modo giusto. Faccio un esempio a Wormhole che è un po' gnugna. Se tu guidi la macchina e ti arriva una macchina contro, quello che sterza è il cervello rettiliano, non è il cervello logico-razionale, perché il cervello logico-razionale non è che si mette lì a dire «Oh, vedo una macchina che mi viene contro». Secondo me, se mi viene contro a questa velocità qua, mi può cilindrare. Quindi quasi quasi è meglio che ruoto il volante un po' a destra o a sinistra, così la evito. Il cervello logico-razionale, prima che ho fatto questi ragionamenti, la macchina è andata a sbattere. Invece il cervello istintivo, tac, fa una mossa rapida e agisce. E quindi sulle questioni istintive è positivo usare il cervello rettiliano, anzi è fondamentale. Ma quando uno deve fare una scelta, non può fare una scelta sulla base, a meno che non sia una scelta di sopravvivenza come quella lì, oppure una scelta istintivamente, no? Ad esempio un militare può sparare, magari sbaglia le volte, no? Perché c'è il concetto, questo tra l'altro era interessante in un film, non mi ricordo, che c'era Tom Cruise che era la spia giovane,
Forse il socio si chiamava, non mi ricordo. Tom Cruise era la spia giovane e c'era invece quell'altro che è morto, come si chiama quello tanto? Sean Connery che era la spia anziana e Sean Connery addestrava Tom Cruise a diventare una spia. Non gli diceva, devi capire rapidamente, istintivamente, se ogni persona che incontri è una risorsa oppure un pericolo, un pericolo, una risorsa, un pericolo, una risorsa. Questo è fondamentale. Comunque, Max, che facciamo? Ci sposiamo? Ma se un giorno troveremo la persona giusta, perché no, Noemi? Come la fidanzata che chiede al fidanzato, caro, ma un giorno noi ci sposeremo mai? E lui risponde, ma sì, se un giorno incontreremo la persona giusta, potremmo anche sposarci. E quindi comunque il film era Mission Impossible Pizzo Calabro, esatto. Comunque, questo è fondamentale, no? L'istinto ti può dire per certi versi, le emozioni soprattutto, che sono più rapide, come diceva la vecchia Carampana, saluto a Patrizia Perotti, anche se una persona è, diciamo, una risorsa oppure un ostacolo. Però quando devo prendere una decisione, devo ragionarci sopra, devo ponderare, devo valutare, non posso lasciarmi guidare dal mio cervello rettiliano, perché sennò rischio che si inneschino dei bias, si innescano degli automatismi che mi fanno fare le scelte sbagliate. E in amore, quando prendiamo lucciole per lanterna, è perché si innescano dei bias, si innescano degli automatismi, per cui tu hai visto, diciamo, in quella persona magari che va a stimolare un tuo turbamento, che tu non l'hai vista a livello logico, avviene tutto a livello subliminale, cioè al di sotto della soglia di coscienza, che si innesca un turbamento per cui tu praticamente sei sotto l'ipnosi, diciamo così, del tuo turbamento e ti innamori del narcisista. Perché diciamoci la verità, vecchie malgascione, rincitrullite, che cos'è che vi fa innamorare del narcisista? Se non il vostro turbamento e siete 100 in chat, barbone, abbonatevi al canale, no? Cacciate 1 euro e 100 persone che mi seguono, 97, prima erano 101, nella chat di questo canale che è piccolo, però mi fa piacere che un canale così piccolo che ha 4.000 iscritti, diciamo, comunque raccoglie 100 persone in chat, ma abbonatevi anche, no? Malgascione, barbone, con 1 euro. Entrate a far parte della comunità, vecchie carampane che non siete altro, così organizziamo una gita degli iscritti al parcheggio del cimitero, no? Iscrivetevi, adesso devo fare questa pubblicità, perché secondo me la Malgascione è tratta dal parcheggio del cimitero. E allora farò la pubblicità. Per gli abbonati al canale, presto organizzeremo una gita con dei catramisti certificati al parcheggio del cimitero, quindi abbonatevi al canale, mi raccomando, perché presto, per i primi 100 abbonati questa sera organizzeremo una trasferta al parcheggio del cimitero di Pizzo Calabro con catramisti, cassa integrati, etilisti e senza fissa dimora. E quindi abbonatevi, vedete, adesso inizieranno a fioccare gli abbonamenti perché queste malgascione non vedono l'ora di abbonarsi, diciamo, per andare al parcheggio del cimitero di Pizzo Calabro, diciamo, con il catramista a casa integrato senza fissa dimora. Dopo aver però, giusto, giustamente, come dice Vindreams, assaggiato un buon kebab da asporto, un buon kebab da asporto con gli scarafaggi, perché ogni buon kebabaro, diciamo, nell'affare lì che gira, c'è pure gli scarafaggi. Sapete quando andate dal kebab a mangiarvi il kebab, mangiate anche gli scarafaggi? E di solito quella macchina che gira lì trita pure gli scarafaggi, trita tutto quello. Ci sono gli scarafaggi che vedete, quelle cose che vedete sul cose che vedete sul kebab, non sono, diciamo, olive nere, sono scarafaggi, scarafaggi, quindi andate dal kebabaro e vi mangiate gli scarafaggi. Vabbè, comunque, detto questo, organizziamo quindi sto party a Pizzo Calabro, al parcheggio del cimitero di Pizzo Calabro, insomma, con catramisti certificati. Allora, quindi, tornando al discorso di prima, però,
Fatevi dare un euro dal catramista e abbonatevi. Esatto, bravo Ottavio Panzeri. Fatevi dare un euro dal catramista e andate a Pizzo Calabro ad abbonarvi. Comunque, tornando al discorso precedente, e vabbè, sto parte al parcheggio del cimitero lo faremo, che te vuol dire? Al parcheggio del cimitero di Savona lo facciamo, intanto il parcheggio del cimitero di Savona è un parcheggio grande. Se volete, vi informo che a Savona c'è un cimitero, come tutte le città, però c'è un bel parcheggio, è un parcheggio grande, anzi c'è due parcheggi. Quindi, il parcheggio del cimitero di Savona offre delle buone chance, c'è due parcheggi addirittura, uno bello grande, poi diciamo quando chiude il cimitero non c'è più nessuno, di sera, diciamo, tranquillo, perché i morti non fanno male, quindi tutti al parcheggio del cimitero di Savona, c'è spazio al parcheggio del cimitero di Savona, quindi possiamo organizzare un bel party al parcheggio del cimitero. Allora, l'ho appena detto prima, lo scacco matto consiste nel somministrare, vecchia befana di una Liana Dami che non conosce neanche l'inglese, nel somministrare il ghosting in prima istanza, sparire completamente, l'indifferenza, qualora diciamo vuoi dare l'indifferenza, somministrargli, amplificargli i turbamenti, quindi amplificargli depressione, paranoia e schizofrenia. E quindi gli fai, stavo dicendo, tu gaslighting, no? Perché quelle cose lì ce l'ha il narcisista. Il narcisista è un depresso, è un paranoico, è uno schizofrenico, di fatto, no? E quindi vai a amplificare. Siccome, diciamo, come fare degli scherzi? Se il tuo capo ufficio inizia a raccontargli delle storie dove ci sono altri che vogliono in qualche modo fargli le scarpe, vogliono fregargli questo, vogliono fregargli quello. Questo è, dovete tenerlo presente, no? Quindi andate a lavorare lì e vedrete che otterrete dei grandi risultati. Ma intanto iscrivetevi, abbonatevi al canale Malgascione. Ecco, questa è la strategia migliore per mettere fuori combattimento il narcisista. E comunque, detto questo, mi raccomando, preparatevi per un'estate calda al parcheggio del cimitero di Savona. Recluterò dei catramisti certificati, andrò a cercarli alla Caritas, prenderò anche al club degli etilisti, dall'alcolisti anonimi, prenderò un po' di catramisti dall'alcolisti anonimi, quindi quelli belli certificati. E quindi organizziamo questo party per le Malgascione. Vi offro due catramisti per Malgascione, perché comunque, essendo magari due catramisti per Malgascione al parcheggio di Savona, solo per abbonati, però chi non è abbonato stocca, quindi abbonatevi al canale. Se volete andare al parcheggio del cimitero di Savona col catramista, abbonatevi al canale, anzi fate un abbonamento, anzi più alto il livello di abbonamento, più catramisti vi mando, quindi mi raccomando, care Malgascione, abbonatevi al canale e organizzeremo questa gita al parcheggio del cimitero del catramista, no, di Savona, due catramisti in cambio di un narcisista, va anche bene. Quindi mi raccomando, abbonatevi al canale, perché presto partiremo, organizziamo un pullman da tutta Italia, ragazzi. Partenza, ci saranno 50 pullman, come diciamo che neanche quelli che sfuggivano da Mariupol c'erano così tanti pullman. E tutti però questa volta a fin di bene vanno dal catramista e neanche ci saranno più... Malgascione dal catramista che, come si dice, esodati dall'Ucraina, che profughi ucraini, ci saranno più Malgascione che vanno dal parcheggio del cimitero che profughi ucraini, quindi mi raccomando, organizzate, basta un semplice abbonamento al canale, mentre l'abbonamento al canale... come si chiama? Esoterismo e spiritualità porta alla costruzione dell'egregora. L'abbonamento al canale Liberty dei Narcisisti vi darà la possibilità di liberarvi dei narcisisti
e finalmente iniziare una relazione con un catramista che vi porterà al parcheggio del cimitero di Savona o di Pizzo Calabro, diciamo in alternativa per quelli del sud, e quindi potrete divertirvi. Ecco, quindi abbiamo trovato la nuova motivazione della Malgasciona, perché la Malgasciona, ricordatevi che è attratta irresistibilmente dal catramista, meglio se cassa integrato, meglio ancora se senza fissa dimora. Bene, bene, visto Eva Enger ha avuto un incidente, sì, ho sentito Eva Enger. Era venuta a Savona, perché si interessa di ufologia Eva Enger, è amica di un mio amico che fa l'ufologo, che tra l'altro saluto ogni tanto, si chiama Angelo, salutiamo Angelo. E quindi un saluto a tutti, quindi iniziamo a salutare Abdullah il catramista, Mohammed il catramista, salutiamo Roxy Rosa, Miriam, Liana, Noemi, Warmall, poi chi abbiamo? Kate Ryan, Steffi, Betty Cottage, Roxy, Liana, poi chi abbiamo? Patrizia, Per Otti, poi che abbiamo? Beh, tutti quelli che sono collegati, insomma, il magico Vin Dreams. Saluto anche la Malgasciona che è impegnata nel lavoro, non so se mi sente, Stella Marina. Mandiamo tutti in coro un saluto a Stella Marina che sta a Paradox, Miriam Me, Starlight, Noemi Puglia, Paradox, Patrizia Perotti, Vin Dreams. Mandiamo un saluto a Stella Marina che lavora di notte, non sappiamo se al parcheggio del cimitero, ma lavora di notte, forse al parcheggio del cimitero della Sicilia, non so in quale parcheggio del cimitero lavora Stella Marina, comunque salutiamo anche Stella Marina e quindi salutiamo anche tutti gli altri, insomma, Ottavio Panzeri, insomma, tutte le altre persone. Quindi buonanotte, ciao Stella, buonanotte, salutiamo Stella Marina, grande Stella, la nostra stellina che speriamo ritorni, perché ci manca, salutiamo Andrea Giova, è vero, Andrea Giovani, un altro desaparecido, ma Stella Marina tornerà presto. Salutiamo anche Wormhole e tutti gli altri abbonati anche se sei cessa. Mettiamo questa cosa qua, abbonati anche se sei cessa, abbonati anche se sei cessa. Bene, un saluto a tutti, buonanotte a tutti, ciao a tutti.